Stile Grande Wrestling, benvenuti alla terza puntata di WWF Glorious Point. E si inizia subito con l'uomo che ha conquistato ben 6 punti nella scorsa edizione, nella scorsa puntata, perché Nicholson adesso al momento è da solo primo in classifica con 6 punti, 5 di Burchieri, ma certamente Nicholson ha 6 punti, cioè senza dopo aver vinto la Battle Royale di scorsa settimana. È Steve Nicholson che dovrà lottare dopo un Dark Era tra poco, probabilmente ci dirà prima qualcosa riguardo il suo stato d'animo. E poi ci sarà un match tra Nicholson e Dark Era, un Dark Era che sembra aver formato una banda assieme a Senci e Hildeburg, e vediamo se anche lo stesso Nicholson sembra esserci dentro. Staremo a vedere. Bene ragazzi, ho 6 punti, sono primo nel ranking, cosa volevate di più? Mi sono davvero orgoglioso, sono lieto di condividere con voi i miei sentimenti, le mie emozioni. Ma attenzione, incredibile, Hildeburg è starcare a Secci, fa attaccare il povero Nicholson, no, che bastardi! Ma Dark Era si può prendere un enorme vantaggio, è ovvia la cosa, incredibile! Dark Era e Hildeburg non hanno alcun amico. Ma adesso la management della WWF deve prendere qualcosa, qualche decisione contro di loro. E questo Dark Era l'ha fatto per prendersi anche un netto vantaggio nei confronti. Quindi inizia il match un Nicholson dolorantissimo contro Dark Era, che insomma non può perdere adesso. Non può perdere! Standing dropkick e Nicholson già è la frutta, incredibile. Ma d'altronde è stato massacrato di botte sia da Senci che da Hildeburg, ma anche da Dark Era. Dark Era, il capo di questa fazione, che ha detto scorsa settimana, ha detto: noi domineremo l'intera federazione, l'intero programma di Glorious Point e vinceremo tutti assieme. Non abbiamo né amici, e lo abbiamo dimostrato oggi. Beh, lo hanno dimostrato solamente colpendo Nicholson, il povero Nicholson. Dark Era qui non può fallire, però poi Nicholson qui ci mette il cuore. Che lottatore, mi sta piacendo quando parla in quel modo, così teneramente, così dolcemente. Mi dimostra che lui è un vero campione, come lo era stato, come lo fu Gabe Logan. Dark Era però qui, attenzione, lo mette sulla terza corda. Attenzione Dark Era, forse una grana. Frankensteiner da lì, clamoroso. Che legnata, è finita qua. Ma Dark Era vuole concludere la stragrande con la 619, una carrana. E poi 619, mamma mia ragazzi, l'ha steso. E poi springboard, body splash, tutto a casa. 1, 2 e 3. Incredibile, troppo facile questa vittoria. Un punto, anzi due punti regalati, perché era un match senza squalifiche. E quindi due punti regalati. E Dark Era adesso andrebbe quindi a 3 punti, clamoroso. Ma adesso passiamo al match. Sarà un 3 contro 3 e si conquisteranno 2 punti a vice a testa per la squadra vincente. The Prince, Dante e Big Mike contro Joe Burchieri, Mac Morton e Army Superstar.